raccontarvi come è nato il progetto didattico di cui sono la coordinatrice. In realtà questo lavoro si rivolge alle scuole della città di Torino ormai da 4 anni e si lega al più ampio progetto delle pietre d'inciampo, che sono un'idea di arte pubblica di un artista tedesco che si chiama Gunther Demnig, che ormai più di 20 anni fa inizia a interrogarsi su come poter ricordare le vittime del nazismo e del fascismo. E attraverso il suo linguaggio, quindi quello dell'arte pubblica, decide di realizzare queste piccole pietre d'inciampo, che sono dei cubetti di cemento, un po' come dei sanpietrini, della misura di 10 cm per 10 cm, su cui viene incastonata e fusa una piccola lastra di ottone, sulla quale lui personalmente incide a mano alcuni semplici dati, che sono quelli appunto che si riferiscono alle vittime. Dove vengono poste le pietre? Le pietre, nell'idea originale del progetto, vengono poste di fronte all'ultima abitazione liberamente scelta. Cosa significa? Di fronte all'abitazione dalla quale i deportati sono stati strappati, nella quale il loro percorso di vita è stato interrotto per essere poi deportati e uccisi nei campi di concentramento. Chi richiede la posa delle pietre, un elemento fondamentale, viene definito per questo un progetto dal basso, perché sono i singoli, i cittadini, parenti, familiari, amici o chiunque abbia ricordo delle storie di queste persone, che sono invece purtroppo in qualche modo state dimenticate e che attraverso questo progetto di arte pubblica decide di restituire alla collettività e quindi alla città la memoria di queste persone. Ovviamente intorno a questo, visto la potenza, la forza educativa di questo progetto, si è pensato di elaborare un percorso che si articola in diversi appuntamenti rivolto alle scuole in maniera trasversale, perché lavoriamo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, che accompagnasse i bambini e i ragazzi su due direttrici principali. Da un lato la ricerca storica e quindi la possibilità di ricostruire la biografia delle persone a cui sono dedicate le pietre, e dall'altra la realizzazione di, passatemi il termine, un evento di restituzione in cui si racconta alla cittadinanza la storia delle persone a cui sono dedicate le pietre e anche il senso profondo del progetto. Il progetto del documentario è nato successivamente, ormai al terzo anno di progetto, perché rendendoci conto dei grandissimi risultati obiettivi che si ottenevano nel lavoro con i ragazzi, abbiamo ritenuto fondamentale poter raccontare il senso profondo che questo progetto ha per loro, quindi renderli maggiormente protagonisti e interrogarli su che cosa questo per loro abbia significato, in che modo il progetto delle pietre d'inciampo si sia inserito nel loro percorso formativo, ma permettetemi anche di vita, perché questo spesso è il riscontro che abbiamo ottenuto, il fatto che le abbia in qualche modo segnati, ma segnati positivamente rispetto anche a una storia che è una storia di più di 70 anni fa e che quindi per tempo e spazio sempre più lontana da loro, ma che in realtà parla di persone comuni, di persone come noi, che per una serie di circostanze a un certo punto si sono trovate ad interrompere il loro percorso di vita e essere deportate e uccise nei campi di concentramento. E quindi abbiamo coinvolto Alessandro, amico e professionista in questo settore, e con lui insieme ci siamo chiesti come poter fare ed è venuto fuori l'idea di questo documentario. Il documentario è semplicemente il racconto di questo percorso didattico, però questo racconto è fatto attraverso le interviste dei ragazzi stessi, quindi non c'è una voce che commenta, non sono neanche gli operatori, se non indirettamente in certi passaggi che raccontano alcune cose, ma sono i ragazzi che in intervista raccontano questo percorso e ovviamente le loro sensazioni. E io questo tipo di lavori per le scuole lo faccio ormai da quasi 20 anni con la mia associazione, il gruppo di Ogavalo, e diversamente dai lavori che ho fatto appunto in questi 20 anni, in questo caso qua il percorso che è stato progettato da loro li ha veramente portati a un coinvolgimento secondo me straordinario, perché questi temi è sempre più difficile fare interessare i ragazzi delle primarie, come forse soprattutto anche delle superiori, e i loro stessi ragazzi nelle interviste dicono che all'inizio gli sembrava una cosa giusto per scappare da scuola ogni tanto, per fare qualcos'altro, però la maggior parte di loro, devo dire che lo verificavo, che erano molto coinvolti perché appunto adottavano una persona,
ne studiamo la storia nel profondo, diventavano storici e si affezionavano a questa persona, addirittura alcuni bambini della primaria lo hanno adottato come se fosse un loro nuovo nonno, questo deportato. Quindi questo coinvolgimento esce fuori dalle loro interviste, dalle loro parole, e in certi momenti è anche commovente. Io ho lottato durante il montaggio, non volevo avere degli effettacci, perché con questi temi qua è semplice far scendere la lacrimuccia, e dicevo no, non voglio fare la solita cosa che fa scendere la lacrimuccia, però alla fine se la lacrimuccia scende a chi di noi, specie a lei, ha partecipato a questo progetto, scende perché è onesta, perché il coinvolgimento è reale da parte dei ragazzi e dei richiedenti anche. Ma io sento alla domanda che cos'è per te la memoria, ovviamente credo di avere due risposte, una più personale e una più istituzionale rispetto l'ente per cui lavoro e che rappresento all'interno di questo progetto. In realtà coincidono abbastanza, perché per fortuna la mia idea personale si sposa con la mission dell'istituzione in cui lavoro, altrimenti sarebbe molto difficile portare avanti un lavoro di questo tipo. Fare memoria per noi oggi significa partire dalle singole storie, ed è proprio quello che abbiamo fatto con questo progetto, quindi ricostruire le storie delle persone comuni per andare poi a inserirle nel contesto della grande storia, quindi qualcosa di concreto, qualcosa che si attacca al territorio di appartenenza. Parliamo di ex concittadini, di torinesi che per diversi motivi sono stati deportati e uccisi in campo di concentramento, e quindi farci in qualche modo testimoni di quella memoria, perché non resti soltanto un discorso vuoto e retorico, ma perché noi ne diventiamo testimoni a nostra volta, perché possiamo in qualche modo continuare a parlarne, a raccontarla e soprattutto imparare davvero qualcosa da quelle esperienze, visto che purtroppo ancora oggi, non troppo lontano da noi, succedono situazioni e avvenimenti in cui purtroppo si parla di esclusione, di razzismo, di xenofobia, insomma di vite interrotte nella quotidianità per una serie di questioni che in qualche modo possono essere riportate a quel triste periodo della nostra storia. Collettiva è difficile dirlo per tutti, perché ovviamente per chi, io ho più di 50 anni, per chi è come minimo parenti, non diretti, insomma, che ha vissuto quelle storie lì, ha evidentemente un interesse maggiore rispetto a dei giovani che ne sentono raccontare, cioè mi faccio il paragone, io magari sentivo raccontare delle storie della Prima Guerra Mondiale, quindi i giovani sono ovviamente molto più distanti nonostante l'enormità di questo tema. E ho paura che la produzione cinematografica recente, io sono abbastanza contrario alle proiezioni per le scuole, io voglio dire questo, perché vedo che questa ritualità di portare a vedere i bambini, a vedere Schindler Listo piuttosto che altre cose, senza il percorso didattico che hanno fatto loro, è a volte addirittura controproducente. Questo è triste da dire, ma molto spesso è così. Quindi la produzione cinematografica benemerita qualunque film, chi più chi meno, insomma, rende merito alla memoria di questi avvenimenti, però quando penso appunto a questo lato qui delle proiezioni per i ragazzi, mi dispiace molto che sia sempre fatto un po' in maniera forse sbagliata, no? Tutti dicono accompagniamo i ragazzi in questo percorso qui, ma io ormai vedo troppe volte proiezioni per i giovani, per i ragazzi di qualunque grado di scuola, che sono sprecate, perché appunto, ripeto, a volte danno anche, non danno l'effetto che si vuole. C'è un percorso didattico che accompagna, adesso per il documentario, ma avrebbero potuto anche finire con la proiezione finale di un film che riguarda la memoria. E il percorso didattico ha aiutato i ragazzi a capire, a entrare veramente dentro un problema, a un tema così, così importante. Ma questo vale in generale, vale in ormai generale, nella didattica, sì, della storia, in maniera ancora più forte nella didattica della Shoah e della deportazione. La Shoah è ormai diventata una cosa poi talmente divisiva.
decisiva purtroppo, che è sempre molto delicato, secondo me far vedere a dei ragazzi questi film senza che siano accompagnate da un percorso didattico. Credo che il valore aggiunto di questo percorso didattico collaterale al progetto delle pietre d'inciampo stia nel fatto intanto che unisce due elementi imprescindibili oggi, che sono secondo me da un lato il rigore scientifico della ricerca storica, che non può essere presa in considerazione nella misura in cui non si può non sapere che cosa sia stato il nazismo, che cosa sia stato il fascismo, di che cosa parliamo nel momento in cui parliamo di sistema concentrazionario, di tipologie di deportazione, ma di tipologie anche di deportati. Però questo è unito all'aspetto umano e empatico, e qui entriamo in un grande ambito di dibattito della storiografia moderna, per cui ovviamente questi temi non devono essere trattati solo dal punto di vista dell'empatia che suscitano, però è un insieme delle due cose il valore aggiunto di questo percorso, perché i ragazzi si trovano a fare, grazie anche a collaborazioni significative come quella che abbiamo messo in campo con l'Istituto Storico della Resistenza di Torino, tutta una parte, soprattutto i più grandi, di laboratorio di storia, di ricerca storica, di analisi delle fonti e degli archivi, che oggi è sempre meno fatto ma è sempre più importante, che permette loro di capire che cosa significa ricostruire la storia in maniera precisa e puntuale. Vengono fatti degli incontri di inquadramento storico del periodo di riferimento a cui ci riferiamo, ovviamente, e poi c'è tutta una parte invece di presa di coscienza delle storie e quindi di messa in relazione, anche grazie all'incontro con i richiedenti delle pietre, che spesso sono familiari, figli, nipoti, bisnipoti, zii, che hanno un ricordo familiare diretto di quell'esperienza e che, messi in relazione con i ragazzi, riescono a trasmettere loro il significato profondo di quelle storie. E comunque, anche quando non c'è un incontro diretto con il testimone, mi viene in mente un esempio che abbiamo qui vicino, che è la pietra dedicata a Teresio Fasciolo, posata di fronte all'ITIS Avogadro, si crea una forte empatia nei ragazzi, perché Teresio è un studente dell'Avogadro che all'età di 14-15 anni circa fa una scelta molto importante, che è quella di arruolarsi coi partigiani in montagna, di diventare un oppositore politico, e viene arrestato durante i rastrellamenti in montagna, deportato e ucciso in campo di concentramento a Mauthausen. Quindi il tema della scelta oggi per i ragazzi è fondamentale, perché li porta a chiedersi come avrebbero agito loro in una situazione del genere, ma altrettanto come agirebbero oggi in un contesto ovviamente diverso, ma in cui potrebbe essere significativo fare una scelta per la propria libertà e per quella altrui. Quindi sicuramente questo è l'elemento di maggiore forza. Rispetto al discorso dell'interdisciplinarità, ovviamente dal lato della scuola questo è un altro elemento fondamentale, perché questo progetto permette agli insegnanti di mettere insieme diverse materie, che sono l'arte, la storia dell'arte, la letteratura, la storia, addirittura a volte anche le scienze, ed è proprio un progetto che crea la possibilità, come sempre più anche le linee guida ministeriali richiedono, di fare delle attività appunto multidisciplinari che coinvolgano diversi saperi. Per creare questo evento finale di restituzione appunto imparano diverse tecniche, che sono teatro, infatti c'è un laboratorio teatrale, video, alcune scuole hanno creato un video, allestimento mostre, o se no semplicemente una semplice relazione con slide, come se fosse stato un convegno, sulla storia di questo deportato. Quindi anche questo effettivamente come arricchimento per loro è stato molto importante, arricchimento culturale per loro, anche un apprendimento di mestieri. Questi ragazzi che non sono italiani, tra virgolette, che lo sono, però insomma non possono avere il riconoscimento, ma lo sono. E sono stati coinvolti nella stessa misura, ma questo perché la storia del deportato non era legata semplicemente al fatto che era ebreo, che era partigiano, era la storia di una violenza che aveva subito,
E quindi loro, a modo loro, magari possono essersi identificati se hanno delle storie, per esempio con la loro famiglia, si sono identificati o con delle storie loro familiari o addirittura con quello che sta succedendo oggi, con i rifugiati di oggi. C'è stato questo coinvolgimento di qualcuno? Ci sono state anche delle richieste appunto di creare qualche evento che avesse qualche legame con le storie di oggi dei rifugiati. Quindi non è stato legato semplicemente appunto a una storia, la solita storia forse purtroppo trita e ritrita dei partigiani, che comincia a diventare un po' retorica o meno percepita come tale, oppure della Shoah. Loro hanno trovato in questo percorso qui un modo per fare dei collegamenti anche con il presente. Questi ragazzi qua come gli altri, però questi ragazzi qua in particolare, perché evidentemente forse non Fatma l'aveva intervistata, ma altri avevano questo tipo di reazione qua, di cercare dei collegamenti col presente e con i drammi che stanno succedendo oggi. Dennig, l'artista, l'ideatore di questo progetto, dice cerchiamo di restituire delle storie, proviamo a ridare voce a chi non ne ha avuta. Queste persone erano dei numeri, oggi ridiamo loro un nome, li riportiamo alla loro condizione umana, permettiamo loro, nonostante le loro vite siano state interrotte, di essere degli esseri umani. Questo è un elemento trasversale che ovviamente qualsiasi ragazzo di qualsiasi origine, età e provenienza coglie e sente come propria nella società contemporanea, perché spesso invece purtroppo l'essere umano è invece ancora nuovamente vittima di abusi, di violenze e di situazioni drammatiche. Detto questo, poi ovviamente la parte storica che loro fanno mette le cose in chiaro, assolutamente, cioè, chiarisce il periodo di cui stiamo parlando. Chiarisce il periodo e aiuta un po' a non avere, aiuta un po' a mettere dei paletti, perché se ne sentono molto di cose in giro, i ragazzi stessi magari in famiglia o piuttosto che da internet sentono delle storie purtroppo strampalate sia sulla Shoah sia sui partigiani. In questo caso qua un lavoro storico rigoroso aiuta a mettere dei paletti, quindi loro sanno perfettamente di cosa stanno parlando, ma i collegamenti che fanno sono molto interessanti. Il progetto Pietre d'Inciampo Torino è promosso dal Museo Diffuso della Resistenza con la comunità ebraica torinese, l'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nella sua sezione torinese Ferruccio Maruffi, il Goethe Institut Turin, ed è sostenuto dalla Fondazione CRT e dal Consiglio regionale del Piemonte.